Madonna! Le donne. E voi? Io ho detto le donne. E voi? State scherzando? Voi non dite più una parola del genere, sapete? Voglio mai uscire. Io ho detto le gomme. Ma che amore! Tufano Gomme, la scelta della sicurezza. Circonvallazione esterna, Arzano, Napoli. Radio.0 presenta Campania Radio Sport. Campania Radio Sport. Fuori gara. È giovedì 22 settembre 2011, buon pomeriggio a tutti da Michele Sibilla, benvenuti a Fuori Gara, l'appuntamento quotidiano con il calcio Napoli in onda dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16 sulle frequenze di Radio.0. Ma adesso ci affidiamo al nostro occhio clinico. Buon pomeriggio a Sergio Curcio. Buon pomeriggio Michele, buon pomeriggio a tutti gli amici di Punto Zero. Dobbiamo sintetizzare Sergio perché insomma abbiamo perso il primo spazio, ma sì. Quindi andiamo un po' più veloci. Sergio, io ho detto brevemente, secondo me non si può colpevolizzare Mazzarri per quello che è successo ieri, prima di tutto perché è una partita strana, secondo me le prove individuali dei nuovi non sono state così scadenti e mi riferisco in particolar modo a Fidelef, perché un incidente del genere può capitare a tutti. Ho citato per esempio Lucio, i giocatori dell'Inter che all'improvviso sembrano dei brocchi. E, secondo me, senza quell'incidente il Chievo può giocare 365 giorni, non la vince quella partita. E poi ho portato l'esempio di squadre sicuramente molto più forti, non solo sulla carta, ma di fatto, come Barcellona e Real Madrid, che nelle ultime due partite, tra il fine settimana e ieri, non hanno fatto meglio del Napoli, anzi sono andati incontro un po' a brutte figure, a partite scialbe, il che vuol dire a questo punto della stagione, con gli incontri ravvicinati e quindi con un particolare stress che ad inizio stagione può anche causare queste partite strane. E per me il Napoli resta squadra molto forte, molto più forte dell'anno scorso, e può aspirare a una stagione strepitosa. No, sì, cioè io non voglio essere catastrofista per la partita persa ieri, visto quello che non stanno facendo le squadre ben più forti sulla carta. Quindi diciamo che ieri il Napoli ha fatto autogol per le scelte di Mazzarri, che bisognerà vedere quanto risulteranno giuste, perché non voglio nemmeno criticare il fatto che abbia fatto un ricorso a un turnover così ampio, anche se qualche cosina, se mi consenti, da un punto di vista tattico inevitabilmente cambiava e doveva cambiare. Per il resto non c'è da fasciarci la testa, perché la partita l'abbiamo persa noi, perché ripeto, se avesse fatto un turnover leggermente diverso, quindi facendo rimanere Cannavaro al centro con Aronica a sinistra, o Campagnaro e Cannavaro facendo esordire, probabilmente il reparto ne avrebbe giovato, ma in termini di sincronismi, perché sui singoli, come hai detto tu prima, fino al momento dell'errore veramente c'era poco da dire, anzi avevamo apprezzato un giocatore che si è dimostrato un cane da tartufi, nel senso che marcava strettissimo per ogni dove i giocatori che gli toccavano tiro, uscendo anche qualche volta dalla marcatura, opportunamente coperto sulla sinistra da Zuniga. Quindi voglio dire, è una partita che lascia pochi strascichi da un punto di vista emotivo per la squadra, proprio perché non era la squadra titolare, proprio perché c'erano molti esordienti, proprio perché abbiamo un Pandev che si è vista con l'Inter ha una condizione atletica precaria, come l'avevano gli interisti martedì sera a Novara. Quindi mettiamoci da parte questa situazione, però, e qui devo entrare nel merito con quelle che possono essere delle situazioni di carattere non più di campo, ma di carattere psicologico, di carattere mentale, andiamo a vedere come si possono perdere punti il meno possibile. Cioè, è un campionato che già si è visto non ha la squadra leader. La Juventus è stata bloccata da un Bologna che fino all'altra sera sembrava una vittima sacrificale dello Juventus Stadium, e invece è andata a fare 1-1. Il Milan ha confermato delle difficoltà oggettive contro un Udinese che
pagherà più in là una rosa che non è certamente amplissima, e sul fatto che inoltre Guidolin deve lavorare per costruire dei giocatori in maniera tale che possano poi essere e diventare i gioielli della famiglia Pozzo. Quindi da questo punto di vista non c'è stato nessun danno, però se il Napoli vuole rimanere non agganciato a un sogno, ma vivere in grande trepidazione, con grande senso di realismo, quella che può essere una stagione importantissima, è chiaro che probabilmente meno punti perde, e in particolare con determinate squadre, più aumentano le sue chance di dire fino alla fine la propria per quel triangolino che è sicuramente importante. Che poi non arrivi a un conto, ma essere lì fino all'ultimo mi pare che sia un obiettivo che è di minima e di massima nello stesso tempo per la società di De Laurentiis. Campania Radio Sport. Fuori gara! E ritorniamo subito in diretta con Tommaso Mandato. Buon pomeriggio, Tommy. Ciao Michele, buon pomeriggio a te e a tutti i nostri ascoltatori. Tommaso, noi nel nostro spazio cerchiamo sempre, non dico di essere ottimisti, ma di vedere anche in prospettiva qualcosa di buono. Tu hai parlato prima di Fernandez e Fidelef. Bene, credo che questi due giocatori abbiano comunque superato l'esame, credo che siano due giocatori sui quali Mazzarri può fare da subito affidamento. Sì, sicuramente sì, sono due giocatori che hanno superato l'esame, sono 2,89, quindi sono ancora giovanissimi, però è chiaro che essendo stranieri, essendo venendo da una realtà completamente differente, ritorniamo al discorso che si faceva prima, hanno necessità di essere inseriti in un contesto, e chiaramente questo contesto non può fare a meno chiaramente dei giocatori titolari che abbiano una certa esperienza e che possano aiutarli ad entrare piano piano nei meccanismi. E poi i meccanismi che il Napoli ha utilizzato fino adesso chiaramente sono dei meccanismi che ormai sono diventati ben avviati, sono dei meccanismi perfetti. Abbiamo tante volte saltato questo gioco di squadra, è chiaro che per arrivare a far parte di questo contesto è necessario alcuni tempi, di tempi necessari appunto per poter maturare ed essere in piena sintonia con gli altri. Sicuramente anche lo stesso Fidelef non è dispiaciuto, hanno veramente la grande immaginata fatta un errore, ma quello può capitare a chiunque, per cui veramente non va giudicato su quell'episodio. Ma lo stesso Fernandez già l'abbiamo visto più volte all'opera, penso che in prospettiva palazzo e ai mezzi insomma del potersi imporre anche in un campionato difficile come il nostro. Però ti ripeto, insomma, io vado a contestare quello che è stato l'utilizzo simultaneo di più giocatori nella stessa occasione. Campania Radio Sport. Fuori gara! Prevedo fuochi e fiamme, e allora riscaldiamo i nostri pneumatici. Pit stop. Tufano Gomme ad Arzano, l'unico in grado di garantire massima affidabilità e sicurezza alla tua guida. Per auto e grandi mezzi, Tufano Gomme ad Arzano, la più grande, la più attrezzata, la più efficiente autofficina della Campania. Equilibratura e convergenza compresi nel prezzo, vendita rateale da 10 a 24 mesi a tasso zero. Tufano Gomme ad Arzano, da 50 anni, sicurezza per te. www.tufanogomme.com. Ed ecco a voi le ultimissime di napolimagazine.com con Antonio Petrazzuolo. Sibilla, non fare così. Questo Moscardelli proprio lo odio. Io già come i meccanici del pit stop già non è che ho grande odio oggi, ti dico la verità, infatti sarà anche poco professionale, però non mi interessa. Parlando proprio con Sebastiano Felicella in console, dicevo, ma dobbiamo proprio andare in diretta. Noblesse, non possiamo esiberci, ovviamente. Noblesse oblige. Però guarda, ti do io uno spunto però di discussione, Michele, così guarda, ti faccio parlare poco. Così io qualcosa c'è da dire, lo dirò sicuramente. Come no? Io fammi però prendere un attimo, ecco, riassaporare il ritmo della diretta. Allora, ti ripeto la mia, io lo sto dicendo brevemente perché non ho voglia di ascoltare esegesi sul Napoli, no, la sconfitta, l'errore già assolutamente. Siamo neri, arrabbiati, premesso. Non dovevamo perdere,
Ma posso parlare? No, tu non rapidamente volevi... 10 secondi si bitta. Ah vabbè, diretta, sì, allora vai, parla. Allora, è una cosa che sto ripetendo da ieri e continuo a ripeterla anche oggi. Premesso che chi spara, chi non vedeva l'ora di sparare contro il Napoli, insomma, è stato servito, fate pure il vostro gioco, non ci interessa. Ah, questo è chiaro. Chiusa la premessa. Altra premessa. Siamo infastiditi e arrabbiati, così come lo era ieri Mazzarri, che però si è fatto delle scelte e avrà avuto le sue buone ragioni. Lui le ha anche motivate, e la sostituzione di Maggio testimonia il fatto che quello che ha detto ieri Mazzarri dopo la partita è vero, era vero. Ora bisogna soltanto discutere su come e quando rifare il turnover, in che modo, in che proporzioni. Ma non è sbagliato. Anche perché, scusami sbagliato. Antonio, le prove singole non sono state cattive, anzi, soprattutto quella di Fernandez e, ripeto, in particolare quella di Fidelef, sono state, secondo me, delle buone prove. E a tutti può capitare un incidente, perché senza quell'incidente, Antonio, parliamo sinceramente, il Chievo non avrebbe mai vinto, punto. E quindi ti riassumo brevemente il mio pensiero. Vai. Per Fidelef è stata una gara da 8, un errore capita. Gravissimo, non deve capitare, però noi lo dobbiamo dire, ha fatto un grave errore, è un errore che è valso 3 punti. Però adesso dobbiamo archiviare subito questa partita col Chievo e lo dico senza troppi se e troppi ma, perché altrimenti ci facciamo del male da soli. È una lezione da imparare, ma bisogna archiviarla subito. Probabilmente Mazzarri ha esagerato facendo 7 cambi, però è anche vero che stava facendo 7 cambi e stavamo pareggiando, quindi fino a un certo punto questo discorso può essere vero. Sicuramente non sono pochi 7 sostituzioni, certo, l'hanno detto un po' tutti, ma lo penso anche io. È risultata clamorosamente decisiva quella svirgolata di Fidelef, che fino al 26esimo del secondo tempo era apparso il migliore in campo per personalità, destrezza nei disimpegni e negli anticipi, quindi ribadisco, è stato un errore grave, speriamo che adesso lo possa spazzar via subito dalla sua mente. Come doveva fare con quel pallone. Esatto. Però Antonio, però guarda, io parlando con un portiere, non faccio nomi, sì, mi diceva che forse quella palla il portiere la doveva chiamare. Forse poteva chiamarla anche il portiere. Però è anche vero che in quel momento tu ti trovi lì, Antonio, non pensi mai, ecco, che il difensore va a ciccare l'intervento, e quindi dispiace per questo ragazzo che fino a quel momento aveva fatto un ottimo esordio. Su anche Fernandez, Zuniga poteva stare più sotto, però già diretta non so come. Voglio dire, anche Zuniga poteva stare più attaccato a Moscardelli, se l'hai lasciato scappare. Però attenzione, guarda, su Zuniga, perché poi Moscardelli quando vede il Napoli si diverte, fa partita una volta all'anno, già l'anno scorso, e poi finisce lì. Comunque Moscardelli. Ma per questo è Moscardelli. Mi stai calcisticamente antipatico. Te lo dico col sorriso sulle labbra. Con tutto il cuore. Sì, con tutto il cuore. Poi ci stringeremo la mano quando ci incontreremo da vicino. Ma chi? Però in questo momento, ecco, non fatemi vedere la faccia sorridente di Moscardelli. Assolutamente. Proprio dal punto di vista calcistico. Cancelliamo i post da Facebook. Detto questo, devo dire che Fernandez anche lui ha commesso qualche ingenuità. Sì, un paio. Nei disimpegni. Sì. Però è chiaro, una difesa totalmente nuova con Aronica centrale che non giocava da una vita, ma almeno Aronica è stato pulito negli interventi, ha fatto salire la difesa quando la doveva far salire. A centrocampo Gemaili è apparso un po' in ombra. Un po' in ombra, poco convinto, anche le conclusioni che ha fatto dal limite dell'area non è che siano state entusiasmanti. Gargano invece ha tenuto bene la posizione, lo dobbiamo sottolineare, perché ha offerto una prestazione più che positiva, mentre sia Maggio che Zuniga non hanno brillato, ma hanno comunque garantito il minimo sindacale, come giustamente dicevi anche tu. Le noti dolenti, io più che sulla difesa, le concentrerei proprio sull'attacco. Perché Mascara, che doveva fare il bello e il cattivo tempo, non ha per niente inciso. Pandev vagava come un ectoplasma nel reparto avanzato. E ha fatto la preparazione con l'Inter. Attenzione, Pandev ha fatto la preparazione con l'Inter. Ma l'ha fatta la preparazione? Io mi domando, l'ha fatta la preparazione? No, è perché vedendo i giocatori dell'Inter crediamo che sia una preparazione particolare, Antonio. Sì, Michele, però...
Quindi, sinceramente, detto lui dubbi. lui l'ha detto insomma, per carità, però se non sei in grado di scendere in campo non dire mister sono pronto e a disposizione, oppure tantomeno come prima punta avanzata dici no, preferisco stare più indietro dove sei più nel vivo dell'azione e quindi cerchi di fare il possibile. Dei tre probabilmente inizialmente schierati in attacco, Santana è quello che si è mosso leggermente meglio. Poi però ovviamente non si può nemmeno buttare la croce su Amsi, Kindler e Cavani, che non sono riusciti a dare la svolta ma sono entrati a gara in corso, perché non è che hanno la bacchetta magica, ma è un incidente che di possono percorso. Risolverti la partita in ogni momento. Tutt'al più si può dire che ricordando le parole di Ugo Campagnaro che aveva detto per me sono importanti i tre punti di Verona contro il Chievo come quelli in palio con la Fiorentina sabato sera a San Paolo, ecco, forse si poteva partire, ma lo diciamo, l'abbiamo detto anche prima, con almeno due big in campo dal primo minuto, e mi riferisco a Cavani, mi riferisco ad Amsic o almeno ad Inler, questo sì. Però per fare queste scelte, che gli stavano anche dando ragione, Mazzarri avrà avuto i suoi motivi. Certo è che ci ritroviamo con tre punti in meno che potevano significare primo posto solitario. Non facciamo adesso troppe considerazioni che potrebbero essere deleterie, guardiamo già Napoli-Fiorentina, perché con la Fiorentina bisogna ripartire dalle certezze senza perdere tempo, c'è già Jovetic che dice che vuole segnare a San Paolo, quindi cortesemente, ecco, non facciamo adesso dare fiato alle trombe viola come se nulla fosse. Voglio rivedere lo stesso Napoli cattivo, e dico cattivo, che ho visto contro il Milan. Comunque Jovetic, se vuole segnare, dopo che il Napoli ha segnato il terzo gol, può anche segnare il gol del 3-1. Ci fermiamo per il pit stop. Tufano Gomme ad Arzano dispone di un'officina mobile per piccole e grandi riparazioni su strada. Servizio montaggio marmitte, freni, ammortizzatori, installazione impianti a gas e tanti altri servizi. Tufano Gomme ad Arzano, da 50 anni. Sicurezza per te. www.tufanogomme.com. Antonio, velocemente il programma di oggi del Napoli. Michele, semplicemente una sgambatura da parte degli azzurri, quindi niente di straordinario, la squadra, e poi ci arrivano notizie confortanti per Gemayli e Maggio, perché c'erano state delle contusioni, ma niente di grave, si è trattato soltanto di un affaticamento per Maggio, differenziato per Gemayli, e anche Donadel è rientrato nel gruppo. Ottimo. Antonio, noi ci risentiamo domani, perché domani ci saranno le formazioni perché sabato si gioca. I numeri ogni giorno, mi rendo conto, anche le formazioni, effettivamente sì. È già tempo di dare le formazioni di Napoli Fiorentina. Ovviamente aspettatevi i titolarissimi. E poi una piccola parentesi, è arrivata questa bella notizia tra stanotte e questa mattina, della scoperta straordinaria fatta. Sì. Che è trovata la causa, è stata trovata la causa della SLA, la malattia che affligge tantissimi calciatori. Io mi trovo ad avere contatti frequenti con Stefano Borgonovo. Non voglio dire nulla perché siamo scaramantici, però è sicuramente una lieta notizia, speriamo bene, incrociamo le dita per Stefano. È una notizia per l'umanità, una bella notizia per l'umanità intera questa. Certo. Antonio, a domani! Un abbraccio a tutti e forza Napoli, proviamo a digerire rapidamente questo moscardello. Noi preferiamo i moscardini e sono i polipetti, però certo, insomma, certo, moscardello, ti faremo male. Ma stavo segnando anche all'incrocio dei pali, voglio incrociare un attimo quando capiterà, senti, però Davide, per cortesia, già poverino, faccio poverino. Rivedere anche col Milan questi numeri con le altre squadre, perché poi sembra che c'è un appuntamento annuale, sai, come quando dici vabbè, una volta all'anno io mi vado a divertire, vado in questo posto oppure vado in questo luogo di vacanze, entro e mi diverto, ecco, cambiamo anche un po' le mete, appunto, gli obiettivi. A domani Antonio, un abbraccio a tutti, grazie ad Antonio Perazzolo che ha chiuso l'appuntamento di oggi giovedì 22 settembre 2011 con Fuorigara, grazie anche a Tommaso Mandato e Sergio Curcio, a Sebastiano Felicella in console. Stasera non perdete l'appuntamento alle 21 su Teleacheri, linea diretta con i tifosi, quindi avete la possibilità di sfogarvi, di dire la vostra, porre domande e quant'altro allo 081 844 6441. E naturalmente non perdete l'appuntamento domani alle 15 con Fuorigara. Grazie a tutti per l'attenzione, buon divertimento con Radio.0 e naturalmente Forza Napoli!
Radio.0 ha presentato Campania Radio Sport. Campania Radio Sport. Fuori gara! Madonna! Le donne! Le donne! E voi? Io ho detto le donne! E non state scherzando, non lo dite più una parola del genere, sapete? Voglio mai uscire. Io ho detto le gomme! Ma che amore! Tufano gomme, più sicuri si va, Tufano è grande, esperienza ti dà, segui la via. Tufano gomme, la scelta della sicurezza, circonvallazione esterna, Arzano, Napoli.